Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È arrivato DJI OM4, questo è un nuovo stabilizzatore di casa DJI che va a sostituire esattamente a un anno dalla sua uscita la versione 3. E una delle cose che è andata a cambiare DJI con questa nuova versione del suo stabilizzatore è il nome. Non si chiama più DJI Osmo Mobile, ma DJI OM. Quindi la prima cosa che è cambiata è il nome, che è stato accorciato. Poi dal punto di vista invece strutturale è rimasto pressoché identico, le modifiche sono veramente minime, ma adesso andiamo con ordine e andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione e poi lo analizziamo da vicino. Allora, nella confezione, classica confezione stile DJI, troviamo questa scatoletta dove all'interno troviamo alcune delle cose che ci serviranno appunto per una novità di questo stabilizzatore rispetto alla versione precedente. Qua troviamo subito lo stabilizzatore, qua abbiamo il cavalletto che è incluso nella confezione e il cavo di ricarica USB Type-C. Quindi andiamo a guardare lo stabilizzatore da vicino, che come vi dicevo prima è praticamente identico al precedente. Non è cambiato assolutamente niente dal punto di vista funzionale, le caratteristiche tecniche rimangono invariate, anche i materiali, praticamente è lo stesso stabilizzatore. Ma la cosa che va a cambiare, che è la cosa diciamo principale, la novità di questo stabilizzatore è appunto questa. Non c'è più diciamo la pinza che va a stringere lo smartphone, quindi lo smartphone andrà fissato in maniera alternativa a questo stabilizzatore. E qua c'è l'innovazione di DJI. L'anno scorso l'innovazione era stata nel farlo richiudibile, quindi la novità della versione 3 rispetto alla versione 2 era stata appunto la possibilità di richiudere lo stabilizzatore, che lo faceva diventare davvero molto compatto rispetto al precedente. Quest'anno questa cosa è rimasta invariata, ma è diventato un po' più compatto appunto perché non abbiamo più la pinza e soprattutto abbiamo una praticità maggiore nel togliere e mettere lo smartphone, che è una cosa secondo me geniale perché rende lo stabilizzatore più pratico all'utilizzo, soprattutto per la pigrizia che magari ci viene nell'andare a mettere e togliere lo smartphone, e soprattutto perché lo smartphone è una cosa che utilizziamo anche mentre abbiamo lo stabilizzatore per fare altro, quindi dobbiamo magari rispondere a un messaggio, telefonare, guardare Google Maps piuttosto che qualsiasi altra cosa, leggere qualche notifica, quindi magari per pigrizia lo togliamo per fare queste cose e poi ci scoccia andare a rimetterlo, mentre qua in un secondo lo andiamo a mettere e togliere dallo stabilizzatore. Quindi andiamo a vedere cos'è questo nuovo aggancio magnetico di DJI OM4. Allora, due possibilità di aggancio. La prima è questo morsetto. Qua abbiamo due gommini, uno è già fissato al supporto, l'altro è in più per gli smartphone che hanno poco spessore. Infatti c'è scritto per gli iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE2, Samsung SE8, eccetera. Per gli smartphone che hanno poco spessore si vanno a mettere due gommini. Allora, questa prima soluzione, cioè questo morsetto, è utile se si usa la cover, perché se si usa la cover la seconda diciamo possibilità che andremo a vedere dopo non è utilizzabile. Allora, mettere il morsetto è facilissimo, l'unica cosa che dobbiamo seguire è questo simbolo che abbiamo qua che ci indica la fotocamera con la freccia, quindi da che parte dovrà essere la fotocamera rispetto al morsetto. Quindi la freccia indica di qua, la fotocamera è in su, andiamo a metterlo e abbiamo già messo il nostro morsetto, quindi il nostro telefono è pronto per essere agganciato e sganciato dal DJI OM4. Allora, a questo punto andiamo a prendere il nostro DJI, andiamo ad aprirlo, quindi stesso metodo di apertura del precedente. Vedete che qua abbiamo la scritta DJI con un'anella metallica che però qua è interrotta. Stessa cosa abbiamo qua. In questo punto abbiamo una fresatura che scava intorno alla scritta DJI, mentre qua abbiamo l'ultima parte in rilievo. Quindi l'aggancio è forzato, non possiamo andare a calamitarlo in maniera diversa, quindi dovremo mettere la scritta DJI verso DJI, poi farà tutto da solo, non è che dobbiamo essere precisi nel metterlo, basta tenere più o meno la posizione, poi da solo verrà attratto nella sua posizione perfetta. Infatti tac, cioè guardate, è impressionante la potenza di questa calamita, vedete? Spettacolo. Se io invece lo vado a mettere con la scritta DJI girata, vedete che non rimane centrato all'interno della calamita, perché solo in una posizione è la posizione perfetta. Quindi tac, e vedete che veramente in un attimo lo vado a mettere e togliere. Quindi vedete come in pochissimo tempo posso andare a richiudere lo stabilizzatore, andare ad aprirlo e in un attimo
andare a mettere il telefono, cioè veramente pazzesco. Questa genialata di DJI, tanta tanta roba. Allora, come stabilizzatore DJI numero 1, ci sono tantissime marche, ne ho provate io più di una nel tempo, ma come quello di DJI nessuna. E poi l'applicazione che fa comunicare lo smartphone con il dispositivo DJI OM o DJI Osmo Mobile per le versioni precedenti, numero 1. Nessun'altra un'applicazione che si interfaccia così bene, che funziona così bene, ci dà tante funzioni, tante possibilità di utilizzo. L'applicazione di cui vi sto parlando è la DJI Mimo, che è l'applicazione che comanda le Osmo Action, l'Osmo Pocket, quindi un'applicazione unica che fa andare tutti questi dispositivi di DJI. Adesso però voglio farvi vedere la seconda soluzione introdotta da DJI per fissare lo smartphone. Ovviamente è sempre un discorso magnetico, quindi all'interno di questa confezione troviamo il sacchettino per mettere lo stabilizzatore all'interno di uno zaino, di una borsa, per non andare a rovinarlo, ma soprattutto troviamo questo. Allora, troviamo questa dima con questa anella. Cos'è questa dima e questa anella? Allora, per chi non ha la cover, perché per fare questo non bisogna avere la cover, mentre per usare questa pinza possiamo avere la cover, per mettere questa anella non dobbiamo avere la cover. Quindi supponiamo di andare a togliere questa pinza, ok, vado a togliere la cover. A questo punto possiamo andare a mettere questo disco magnetico direttamente sul telefono, quindi avremo uno spessore veramente minimo, praticamente quello di una moneta, però per mettere questo dispositivo magnetico, perché va centrato sullo smartphone, DJI ci dà questa dima che ci permette, appunto avendo la forma dei vari telefoni, varie misure di telefono, di centrare la posizione ideale e di mettere questo anello magnetico. Poi un'altra cosa che c'è all'interno della confezione per fare questo, abbiamo degli adesivi di ricambio, quindi degli adesivi che ci permettono di andare a spostare l'anella da uno smartphone all'altro, perché ovviamente una volta che l'abbiamo attaccato, se andiamo a toglierlo, questo adesivo 4M non sarà più buono, dovremo mettergliene un altro. E in più troviamo sempre all'interno della confezione le salviettine per pulire la superficie, per far aderire al meglio l'adesivo 3M. Per il resto, ragazzi, è lo stesso del precedente, per intenderci, non è cambiato assolutamente niente. Si sono aggiunte due nuove funzioni, ma a livello software, quindi l'applicazione DJI Mimo si è aggiornata con l'uscita del nuovo DJI OM4, quindi si fa l'aggiornamento, e per questo dispositivo abbiamo due nuove funzioni che sono la possibilità di avere la funzione clone, che ci permette, andando a fissare lo stabilizzatore, non so, sul cavallettino che abbiamo in dotazione, lo mettiamo in una posizione all'interno di un ambiente posizionato per fare delle foto, quindi ci farà la foto con noi posizionati in una zona, poi in un'altra zona, poi in un'altra zona dello stesso ambiente, e creerà una foto unica con uno sfondo unico, perché l'ambiente è quello, ma con noi messi in tre posizioni diverse, con noi con tre espressioni diverse, che stiamo facendo tre cose diverse, ma la foto è unica. Quindi un effetto bello che secondo me potrebbe diventare utile soprattutto sui social. E poi un altro effetto che è il dolly zoom, quindi questo effetto Hitchcock, che viene chiamato così perché è usato da Hitchcock nei suoi film, questo zoom in avanti mentre si va all'indietro, o uno zoom all'indietro mentre si va in avanti, quindi crea questo effetto secondo me spettacolare, che adesso sarà possibile farlo anche con il DJI OM4, appunto tramite l'applicazione DJI Mimo. E queste sono le novità, poche, anche se questa secondo me è tanta roba, ma pochissime novità. Una cosa che è davvero una novità è il prezzo, perché è lievitato notevolmente rispetto alla versione 3, che alla sua uscita di un anno fa costava 109 euro, mentre questo costa 149 euro, quindi sono ben 40 euro rispetto all'uscita della versione 3. E soprattutto, se adesso andiamo a comprare la versione 3, costa 99 euro, quindi 50 euro in meno di questa versione 4, e vi ripeto, dal punto di vista funzionale è praticamente la stessa cosa. Ovviamente questa novità tanta roba, perché vi ripeto, avere il telefono che è possibile sganciarlo e riagganciarlo in maniera rapida a un dispositivo del genere è una genialata pazzesca, perché comunque il telefono serve a più cose, non solo a fare riprese video mentre stiamo camminando, stiamo passeggiando, quindi questo è sicuramente geniale.
Però secondo me non vale i 40 o 50 euro che sono stati aggiunti a questo dispositivo. Quindi il mio parere, il mio consiglio è: se non avete già la versione 3, è sicuramente un prodotto che vale la pena acquistare se avete intenzione di acquistare uno stabilizzatore, perché è DJI numero 1 assolutamente rispetto a qualsiasi altro, anche se costa di più. Ma se avete già la versione 3, a meno che non vi interessi così tanto il discorso del supporto magnetico, potete tenervi tranquillamente la versione 3 e aspettare un DJI OM5, dove magari sicuramente ci saranno delle novità anche strutturali, appunto magari anche di dimensioni, ma adesso secondo me non è giustificato un cambiamento da 3 a 4, a meno che, come vi ho detto, non vogliate assolutamente questa novità del supporto magnetico, perché per il resto è lo stesso identico stabilizzatore DJI della versione precedente. Quindi ragazzi, questo è solo un video anteprima con le novità di questo prodotto di casa DJI, con le mie opinioni e soprattutto le mie considerazioni per il passaggio dalla versione precedente a questa, che secondo me è immotivata se già ce l'avete, però apprezzabilissima l'idea di DJI, anzi geniale questa idea di DJI, perché va a risolvere una delle cose che danno davvero fastidio quando si usa uno stabilizzatore. Poi per il resto ragazzi, cosa dire, prodotto DJI top numero 1, ma anche il prezzo è da DJI. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto con queste mie considerazioni, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram per sapere in anteprima cosa porterò qua sul canale e vedere cosa faccio con i miei droni. Iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test o una novità. Ciao!